Allora, c'è una sorpresa nel finale di questa conferenza. La dottoressa ci spiega questo buffet che si trasformerà, no? Si evolverà nel corso dei prossimi minuti. Sì, allora, in questo buffet inizialmente hanno preparato dei piatti i nostri chef, dove ci saranno dei prodotti che riportano alle tradizioni, naturalmente rivisitati, mentre nella seconda parte di questo buffet ci saranno dei piatti dove all'interno si useranno degli estratti vegetali dell'azienda appunto di Evra in questione, insomma. Ecco, volevamo chiederle, c'è una varietà estrema e quindi è difficile elencare un po' tutto quello che è esposto in questa occasione, però vogliamo evidenziarne qualcuno. Ecco. Beh, abbiamo parlato anche di una lasagnetta dove all'interno noi abbiamo messo degli estratti sia di sambuco, nella besciamella ad esempio, e anche della melanzana rossa, che è un vostro prodotto tipico, insomma, del posto, però non ho messo così come prodotto in sé per sé, ma proprio come estratto. Ecco, questa dimostrazione che si può andare anche oltre la produzione classica, ecco. Sì, assolutamente sì, perché gli estratti sono comunque dei concentrati e quindi nel momento in cui noi andiamo a utilizzare, se ad esempio per una ricetta ci dovesse mancare un broccolo, con l'estratto noi possiamo comunque utilizzare all'interno, pur non avendo il prodotto in sé per sé, potremmo utilizzarlo attraverso gli estratti vegetali. Ecco, noi questa sera abbiamo capito che davvero c'è una grande prospettiva per questi prodotti. Sì. Sì, assolutamente sì, questo è un progetto di ricerca che stiamo portando avanti insieme a questa azienda, l'azienda Evra, e man mano che ci sarà questa evoluzione faremo in modo che tutti vengano a conoscenza di questo nuovo progetto. Ecco, questo territorio cosa ne pensa? Lei non sono lucana, non sono della Basilicata, sono pugliese, io sono arrivata qui, sono approdata qui proprio perché questo è un posto pieno di risorse, perché comunque ha 230 piante spontanee, e quindi ho approfondito questo studio, e attraverso questo studio anche delle piante officinali si può cercare di sfruttare al meglio tutte le possibilità che questo posto, che questa regione offre a tutti noi. Ecco, tra l'altro sappiamo quanto la Puglia tenga alla Basilicata, nel senso che vi è davvero, sono regioni sorelle quasi. Assolutamente sì, noi porteremo poi anche tutto questo, lo porteremo in Puglia proprio per avere un ponte e avere uno scambio come regioni, insomma. Ecco, che idea di questa azienda Evra, davvero è stupefacente. Ecco, come... sì, io ho scelto questa azienda perché è una delle aziende prima di tutto che crea la cooperazione, e creando la cooperazione si può dare sia l'opportunità a persone, insomma, che si possano mettere a disposizione di questa azienda, però partendo dal presupposto che l'azienda in primis cerca di mettersi a disposizione di tutto quello che possono essere le cooperazioni attraverso l'agricoltura, quindi gli agricoltori, questa cooperazione con loro che possa dare anche uno sbocco maggiore e dare più possibilità a loro di emergere. Si è parlato anche delle misure, per chiudere, a dimostrazione che il progetto di Evra è un progetto sicuramente produttivo, industriale, ecco, definiamolo così, ma è anche un progetto culturale. Di tradizione, riprendere, ripristinare queste misure che sono dei terrazzamenti, e in questo tutte le persone, tutti gli agricoltori che hanno la possibilità di mettere a disposizione, poter fare attraverso questo e far esplodere questa regione anche attraverso questa cultura antica, questa tradizione che secondo il mio avviso dovrebbe essere portata in tutto il mondo. Grazie. Allora, è davvero una bella occasione per la tua struttura di valorizzare, insomma, innanzitutto il luogo, che è molto bello. Tu tra l'altro ci tieni davvero, fai con il cuore questo lavoro, e quindi iniziative come queste davvero ben si coniugano al tuo modo di fare, al tuo modo di essere. Sì, grazie. No, io vorrei ringraziare soprattutto Evra, perché con loro stanno nascendo diversi progetti per valorizzare non solo i prodotti fitoterapeutici, tutta la filiera per quello che riguarda anche l'agricoltura, eccetera, eccetera, ma anche di riscoprire alcune ricette locali e riuscire a unire i sapori con i gusti di Evra e con i gusti locali, con i gusti che riusciamo a proporre noi, insomma, rivisitando un po' tutte le ricette
con delle innovazioni anche tecnologiche e anche salutari. Infatti non solo in questa occasione, ma abbiamo avuto anche altre occasioni per poter parlare di salute. Infatti abbiamo fatto anche menù di cucinoterapia, menù legati alla tradizione, e questa sera abbiamo l'occasione di proporre dei menù legati proprio a dei prodotti di erbe fitoterapeutiche abbinati alla cucina, quindi dare un gusto nuovo alla cucina tradizionale, quindi creando innovazione e avendo nuove possibilità e nuovi scenari che grazie a Evra in collaborazione riusciamo a portare avanti. Ecco, tra l'altro è un buffet particolare, perché di solito quando c'è un buffet è quello e basta, invece abbiamo capito che si evolverà nel corso dei prossimi minuti. Sì, questo rientra un po' nella nostra logica di proporre il buffet, nel senso che non proponiamo mai dei buffet statici che rimangono così dall'inizio alla fine, ma proponiamo sempre dei buffet in evoluzione. Quindi in questo caso partiremo con i prodotti tipici locali rivisitati in una versione più pratica, finger food, quindi una versione più pratica e facile da poter consumare. Dopodiché usciranno dei prodotti tutti cucinati in modo particolare e con delle ricette inventate per l'occasione, e poi usciranno i dolci, che anche i dolci abbinati con dei prodotti fitoterapeutici, con delle erbe particolari. Sono dei progetti che evolveranno nel tempo e quindi vedremo un po' anche come andrà l'evoluzione in varie occasioni, in vari eventi che si terranno non solo quest'anno ma anche negli anni prossimi. Grazie, grazie. Allora, dottor Fanelli, notavamo dal suo intervento una volontà quasi ad includere un po', no, tutti i partecipanti, a dire attenzione, c'è una bella occasione, una bella opportunità. Tra l'altro anche lo stesso assessore alla fine davvero lanciava messaggi in continuazione, c'era un dinamismo anche vocale, no, nel proporre un'idea. Evra davvero, dicevamo a microfono spento, se esistesse un Oscar lucano davvero, e forse anche non lucano, ma diciamo rimanendo alla Basilicata, Evra lo meriterebbe tutto. Grazie a voi, insomma, ecco, grazie a persone che ci hanno creduto dal primo momento, perché magari adesso vediamo una situazione già avviata, ma penso che nei primi mesi, nei primi anni non sia stato facile. Sì, in effetti questo è un progetto che è nato 7 anni fa dalla cooperazione con l'Alsia, proprio per la valorizzazione delle produzioni agricole lucane, per studiare se c'erano delle varietà autoctone del campo delle officinali che potevano essere valorizzate attraverso un processo di estrazione di principi attivi. Oggi la Evra fa parte di questo gruppo di aziende dislocate in tutta Italia, che è un gruppo di respiro internazionale con fatturati oltre i 12-13 milioni di euro, quindi stiamo parlando di bella realtà. La cosa che deve spingere le aziende agricole lucane a credere nel progetto di filiera è che innanzitutto è l'unica filiera certificata in Europa ai sensi della ISO 22005, quindi unica filiera nel settore delle erbe officinali. Chiediamo cooperazioni alle aziende agricole, perché con investimenti minimi, sempre nel loro interesse, per farle ricevere contributi a fondo perduto che possono arrivare al 70%, prevedono progetti di investimento minimo di 50.000 euro. Dato il taglio degli investimenti che serve all'azienda agricola, 50.000 euro sono anche, se vogliamo, un po' eccessivi, per cui chiediamo cooperazione, chiediamo credere nel progetto. Abbiamo dimostrato con i numeri alla mano che noi siamo in grado di assorbire a regime da qui a 2-3 anni fino a 1.700.000-1.800.000 euro di materie prime di erbe officinali, quindi da trasformare. Chiediamo alle aziende agricole di fare un piccolo passo, sforzo nel credere a questi numeri, a questa realtà, investendo, cooperando tra di loro, perché probabilmente un investimento minimo di 50.000 euro per accedere al PSR, per modernizzare le loro produzioni agricole, quindi per fornire a noi una materia prima di elevato standard qualitativo che possa essere a nostra volta pagata più del dovuto, più di quanto è il prezzo medio di mercato che attualmente paghiamo, quindi noi già operiamo rispettando il mercato. Quindi diciamo alle aziende agricole: lavorate bene, lavorate meglio di quanto state facendo adesso. Abbiamo gli strumenti finanziari di finanza ordinaria e agevolata, quindi c'è la banca qui presente che fa parte della filiera.
cooperate tra di voi, perché probabilmente per accedere a quel bando forse 50.000 euro sono tanti, quindi forse mettendovi insieme due di voi fate un piccolo investimento per uno, alla fine parliamo di qualche migliaio di euro per arrivare a dire guadagnerò di più di quanto normalmente il mercato mi pagherebbe. Non avresti problemi, non avrebbero problemi nel vendere, perché c'è Evra che compra, ritira tutte le produzioni agricole, vi dà la banca, vi dà lo strumento della finanza agevolata fino al 70%, vi garantisce che fino a 1.800.000 euro vi ritira prodotti di erbe officinali. Più di così non sappiamo. Si potrebbe dire troppo bello per essere vero, però questo è il caso in cui è troppo bello ed è vero. E dottore, noi ci siamo lasciati quest'estate con quel progetto dell'Australia, no? Ecco, così una curiosità, ma che poi è curiosità fino ad un certo punto, perché è probabilmente l'onda lunga di questa azienda che appunto si propaga un po' su tutto il pianeta. No, lancio una provocazione, fate presto prima che cominciamo a comprare le materie prime dall'Australia. No, diciamo che adesso Com'è stata l'accoglienza lì in Australia? No, in Australia abbiamo trovato un mercato interessantissimo, perché sono molto molto attenti a prodotti nutraceutici, fitoterapici, eccetera. Quindi è un mercato maturo da questo punto di vista, quindi come prodotti finiti è sicuramente un mercato interessantissimo, ha delle regolamentazioni molto particolari per cui le stiamo studiando insieme al mercato. Ecco, tutto quello che dovrebbe fare un'azienda che produce erbe officinali lo fa Evra, cioè il problema del mercato noi non lo creiamo, le aziende agricole che producono officinali non devono avere il problema del mercato, devono solo fare bene il loro lavoro, tutto il resto lo facciamo noi. Come affrontare spese di decine e decine di migliaia di euro per sondare nuovi mercati. Ovviamente c'è anche il mercato delle materie prime che potrebbe fare concorrenza alla Basilicata. Ecco, dottore, per concludere una domanda che va oltre Evra, nel senso, si dice quando si deve impiantare una nuova attività, un opificio poi di questa grandezza, è sempre complicato nel sud perché vi sono lacci e lacciuoli. Qual è stata la vostra esperienza? Anche alla luce di quello che lei ha detto poc'anzi, cioè che c'è l'idea di raddoppiare anche gli spazi, quindi significa raddoppiare la produzione. Triplicarla. Sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo partecipato a un bando per insediamento in zona PIP nella zona di Lauria e abbiamo vinto l'assegnazione di 8.000 metri adiacenti al nostro capannone, per cui realizzeremo da qui a, diciamo, in primavera dovrebbero completarsi le fasi dell'esproprio e iniziare la costruzione di un capannone di circa 3.000 metri quadrati in cui faremo confezionamento di prodotti finiti, preparazione di prodotti fluidi e svilupperemo tutto il settore della cosmesi naturale, quindi realizzeremo anche tutta una serie di produzioni che attualmente il gruppo realizza in conto terzi. Noi abbiamo la fortuna di portare al sud, qui in Basilicata, a Lauria in particolare, negli stabilimenti nel primo e nel secondo, tutta una serie di economie che attualmente il gruppo dissemina in tutta Italia e anche in Europa, affidando a conto terzisti tutta una serie di produzioni che invece sono pianificate da qui a 2-3 anni di essere realizzate qui a Lauria. Quindi, ripeto, insomma, gli impegni anche finanziari, abbiamo la BCC che ci è stata molto molto vicina, abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione molto proficuo per entrambi, anche con il Crea Leasing, che è una società del gruppo BCC di cui la BCC fa parte, quindi da questo punto di vista siamo stati molto molto attenzionati, siamo molto attenzionati dalle istituzioni perché ci rendiamo conto che rappresentiamo una bella realtà. Per quanto riguarda la problematica dei lacci e lacciuoli, dico la sincera verità, insomma, il giusto, dai, non abbiamo... Ora, il progetto non è stato rallentato, diciamo? No, 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 diciamo non è stato... Spero adesso, insomma, ci saranno le fasi di esproprio, spero che saranno tutti quanti ben felici di far partire questa iniziativa, è una cosa più importante. Grazie, grazie. Allora, siamo con Giovannino Fittipaldi e uno potrebbe dire va bene, adesso ci prendiamo un gelato, un gelatino alla fine di questo incontro. Invece
Giovannino ci apre un mondo, no? Vedevamo prima che addirittura un ingrediente di questo gelato. È bello lo slogan che si diceva prima, salute, dolce salute, qualcosa del genere, ce lo direi tu Giovannino, però dicevo c'è un ingrediente che addirittura aiuta la memoria, un altro ingrediente che aiuta addirittura l'equilibrio psicologico, insomma, quindi davvero un gelato ma non solo. Sì, e allora è partito un progetto con il dottor Canore che poi vi dirà qualcosa in merito a questo progetto. Il progetto è Gelato Salute. Gelato Salute perché? Perché oltre alla genuinità del gelato che è sempre nel mio essere di produrre e quindi di trasformare tutto ciò che magari è commestibile, ho avuto l'aiuto, la collaborazione con il dottor Giovanni Canora che insieme stiamo portando avanti questa idea, cioè di far diventare un gelato utile per la salute. Vorrei anche presentarvi il qui presente dottor Canora. Ma noi il dottore lo conosciamo perché apprezziamo sempre la sua vitalità, diciamo anche il modo in cui pone le questioni. L'abbiamo seguito anche nelle varie edizioni che si svolgono ogni anno proprio qui a Castelluccio Superiore con un bel pubblico anche molto qualificato. Dottore, allora Giovannino ci diceva gelato ma non solo, quindi tra l'altro il gelato è un po', siccome è molto buono, permette anche insomma di favorire poi l'assunzione di ingredienti che fanno davvero bene. Mi colpiva quando lei diceva guardate questa gemma in 12 ore vi crea e vi risolve un problema, mentre le medicine in 12 ore non riescono. Sì, allora col gelato, come diceva il maestro Giovannino Fittipaldi, intanto è un alimento che fatto con gli ingredienti giusti, sani, ha una valenza nutrizionale. Grazie alla maestria, all'esperienza e all'arte della gelateria del maestro presentiamo un'innovazione assoluta. Il gelato che oltre a essere alimento di qualità ha una valenza nutrizionale e funzionale utilizzando delle essenze vegetali che hanno delle proprietà riconosciute salutistiche senza, con un uso ovviamente opportuno secondo le normative, ma che può dare appunto hanno una valenza salutistica senza avere però poi rischi di sovradosaggio e quant'altro. Questo può essere per esempio a valenza rilassante, vitalizzante, depurativa. Ecco dottore, ci scusi, approfittiamo, però siamo assolutamente nel contesto. Si parlava di alcune malattie che, insomma, di cui si parlava di una percentuale, mi pare il 24% di malattie nel mondo sono legate all'ambiente, e si parlava anche ovviamente dei rimedi naturali per superarli. Ecco, chi ci ascolta in questo momento sicuramente potrebbe avere, auguriamoli di no, però potrebbe avere problema di pressione, problema di colesterolo, problema di diabete, no, parliamo di queste tre macro questioni che sono anche insomma, le malattie del nostro tempo che creano grossi problemi. Ecco, da un punto di vista naturale come possono essere curate, superate? Beh, intanto Ippocrate 2500 anni fa diceva che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo. Mangiare bene significa già mantenersi in salute e avere anche la possibilità di curarsi già attraverso il cibo. Il cibo deve essere di qualità e quindi non apportare già sostanze tossiche. Bisogna proteggersi dalle fonti di inquinamento con l'utilizzo di alcune essenze vegetali, di alcune piante officinali. Noi possiamo o mantenerci in salute oppure ripristinare l'equilibrio appunto con la loro valenza salutistica e curativa. Ecco, se rispetto a quelle malattie che ho evidenziato prima, quale può essere un ingrediente e comunque un prodotto naturale che può aiutare almeno a bloccarle, insomma, in qualche misura? Beh, per esempio Giovannino questa sera ci ha portato questo splendido connubio carota agrumi.
La carota ha già un effetto depurativo e leggermente diuretico, gli agrumi hanno un effetto antiossidante, tra l'altro come gusto è un abbinamento molto molto interessante. Utilizzando poi delle piante officinali che può essere il tarassaco, la bardana, il carciofo, questo poi amplifica l'effetto depurativo della carota, per esempio. Questo può essere, diciamo, un consiglio che diamo. Ecco, grazie dottore, la ritroveremo sicuramente, perché tra l'altro abbiamo anche seguito il progetto che mette Castelluccio Superiore al centro di un percorso, anche in questo caso naturalistico. Borgo della Salute, sì. Quindi, sicuramente ci ritroveremo. Chiudiamo con Giovannino. Giovannino, allora, il gelato sempre molto gradito e cosa dire, quando è capitato che tu ad un certo punto ti sei incamminato lungo questa nuova strada, insomma, ecco, quindi un gelato sia artigianale ma un gelato che potesse generare salute in chi lo mangia? In chi lo mangia, sì, io già 10 anni fa avevo in mente di unire determinati frutti e pensavo addirittura di fare dei gusti colori, cioè gusto rosso, gusto giallo, gusto bianco, unendo naturalmente i vari frutti che abbiano gli stessi colori. E poi, cieco, non essendo un medico, non essendo un chimico, non essendo un farmacista, cieco, io avevo solo questa idea. Ed è stato proprio qualche mese fa la conoscenza, come dicevo precedentemente, con il dottor Giovanni Canora, che tramite lui, quando ha esposto questa mia idea che era nel cassetto di 10 anni fa, è arrivato che si sta concretizzando e spero che possa essere una novità assoluta nel campo della gelateria, perché la mia esperienza che mi porta a girare il mondo e quindi anche durante le fiere e mettermi a confronto con produttori di materie prime, mi sono reso conto che ancora non esiste un'azienda che produce un gelato che abbia degli effetti curativi, quindi legati soprattutto alla salute, e speriamo che magari dal Borgo della Salute possa partire il gusto salute dal gelato, diciamo, con il gelato, ecco, questo è che speriamo che possa avere un cammino abbastanza lungo, ecco. Un gelato targato Giovannino Fittipaldi. Beh, targato Giovannino Fittipaldi, targato Giovanni Canora, perché io non ho la preparazione, diciamo, nella chimica, nella medicina, ecco, non chimica, perché magari la parola chimica già è un effetto un po' non proprio naturale, ecco, però con questo, diciamo, ecco, usufruendo anche della partecipazione dell'Evra, quindi degli estratti delle piante officinali, credo che possiamo fare tanto. Benissimo, grazie. Allora, siamo con il sindaco di Castelluccio Superiore e con l'assessore regionale all'agricoltura, quindi proprio entriamo nel vivo, insomma, di quanto trattato questo pomeriggio. Tra l'altro, come diceva l'assessore e come diceva il sindaco, già in questi anni vi è stata una grande attenzione ed era bello vedere l'assessore lanciarsi quasi in un convincimento, insomma, verso gli agricoltori, perché davvero si crede, insomma, in questa grossa potenzialità che Evra può esprimere per il territorio. Ma io ripeto, credo che siamo di fronte a uno dei comparti con potenzialità di crescita più ampi. Il nostro territorio è un territorio vocato, ha una biodiversità straordinaria e il tema delle erbe officinali potenzialmente può caratterizzare la Basilicata in futuro in questo mercato. Le condizioni sono perfette. Abbiamo lavorato con Alsia per creare un contesto giusto, facendo attività formative, coinvolgendo molte aziende nella sperimentazione, e il risultato è eccezionale in termini di qualità e di quantità di prodotto. Abbiamo Evra, che è un'azienda che ha un mercato enorme tra le leader in Italia
e che quindi è un'azienda lucana che è in grado di trasformare e di commercializzare tutto quello che è possibile produrre in questa regione. Questo è il grande vantaggio. Quindi la proposta di realizzare una filiera è una filiera che si presenta già vincente. Quindi il messaggio è di prendere questo comparto in maniera seria, di acquisire competenze e conoscenze, di aderire ad un sistema maturo che è in grado di far vincere a tutti una scommessa. Individualmente sono mercati che non si possono conquistare da soli, in un sistema virtuoso tutti possono trovare il proprio rendiconto, e la comunità, le istituzioni, la politica sta facendo di tutto perché questo avvenga. Ha riservato nell'ambito dei bandi delle filiere, nelle misure 16.0, 41 e 42, uno spazio dedicato alle altre filiere, le filiere minori che possono consentire a chi si presenterà in quella modalità di avere anche dei sostegni importanti per poter sia fare processi di trasformazione, per esempio l'essiccazione, che è uno dei processi intermedi più importanti, e si possono avere anche finanziamenti per migliorare la capacità di produrre. Quindi è un appello accorato a poter vivere queste prossime settimane con molta curiosità e con molta speranza, perché siamo di fronte a un potenziale settore molto positivo per la nostra regione. Assessore, lei deve correre, solo una battuta, lei farà sicuramente carriera politica, continuerà anche oltre questa legislatura regionale. Vedendo il suo entusiasmo per questo settore, potrebbe capitare, insomma, che magari potrebbe non occuparsi più di questo settore. Cosa succederà a Luca Braia? Perché davvero lo vediamo entusiasta, insomma, ecco, di tutte queste attività che si svolgono sul territorio lucano. La ringrazio per questo giudizio. Intanto credo che non si possa fare un'attività se non si ama. E soprattutto, siccome questo è un settore, quello dell'agricoltura, che riguarda tutte le famiglie lucane, bisogna amare la propria terra, bisogna amare la propria comunità. Proviamo a fare al meglio il nostro dovere. Quello che succederà dopo non si sa. Certo è che lavoriamo anche per creare un contesto maturo e autonomo, a prescindere dalle persone. Certo, le persone sono fondamentali per far sì che i processi siano vincenti, ma i processi devono essere virtuosi a prescindere dalle singolarità. Tutti i giorni lavoriamo con le agenzie, lavoriamo nel dipartimento perché tutti acquisiscono responsabilità nelle cose che svolgono. È la chiave di volta, è la parola chiave. Ci vuole nello svolgimento delle proprie azioni senso di responsabilità e consapevolezza che dalle nostre funzioni e dalle nostre decisioni si decidono i destini delle famiglie e delle comunità. Non tutto è risolvibile, non tutto si può fare perfettamente, ma bisogna impegnarsi al massimo perché ciò avvenga. Grazie assessore, la liberiamo e chiediamo al sindaco, ecco, dopo queste parole dell'assessore, c'è voglia di impegnarsi ancora di più, no? Poi magari da domani mattina, no, ritornano, insomma, le tante difficoltà, però davvero, se non si fa con entusiasmo quello che si fa, tra la stessa Evra, no? Se non ci fosse stato un entusiasmo iniziale probabilmente non saremmo qui stasera. Sì, certamente l'entusiasmo deve continuare a prescindere sia nel campo politico, che a breve è in fase di ultimazione la mia esperienza da sindaco di Castelluccio Superiore, quindi sono 10 anni a maggio che quindi finirà la mia esperienza decennale. Il terzo mandato, come già dicevo in più volte, è allo stato improponibile per tutta una serie di conseguenze. Certamente il mio impegno continuerà a collaborare con chi sarà il mio successore per far sì che tutte queste attività rivolte alla valorizzazione del territorio, alla valorizzazione di tutto quello che è il nostro ambiente, la nostra cultura agricola, ecco, continui anche nell'ottica di un valore aggiunto per la nostra piccola comunità, il nostro piccolo Castelluccio, un valore aggiunto nel senso di collegare e di ampliare l'offerta che stiamo dando alla cittadinanza su quello che è appunto il Borgo della Salute. Ecco, che questo si intreccia e si collega bene con tutte le attività appunto del benessere e del salutistico, si intrecciano molto bene con appunto il tema del borgo. Certamente
La continuazione, la mia continuazione sarà collaborando con la ditta Evra e quindi di conseguenza con il territorio, con la filiera, con tutto quello che succederà e avverrà. Io sono molto fiducioso anche perché, sentendo le parole dell'assessore, che sono appunto dal lato suo politico e istituzionale, è quello di portare a conoscenza e comunicare a tutti i presenti le sue impressioni su questa filiera che è nata, voglio ricordare, è nata l'anno scorso e quindi materialmente fuori da qualsiasi pregiudizio di dubbi che c'erano per finanziamenti eccetera, ecco, la necessità proprio di mettersi insieme questi agricoltori che già in parte hanno cominciato negli anni a convenire ad Evra c'è stata già dall'anno scorso, quindi noi non facciamo altro che valorizzare qualcosa che già c'è, non stiamo creando niente, stiamo valorizzando e far sì che altri agricoltori, altre aziende confluiscano in questa che è un gruppo allargato che controlli le loro attività, li supporti, ecco, li supporti nell'andare avanti e speriamo che, come diceva appunto l'assessore, Wonder Wall, quindi tutti ne usciamo vincitori, sia le aziende, sia gli agricoltori, sia il territorio, tutti andiamo avanti per una crescita del nostro territorio che, voglio ricordare, che è quello che in primis il fondatore di Evra voleva, quindi realizzare qualcosa qui non solo per il suo interesse diretto, ma qualcosa che sia da motore per tutto il territorio, per far avviare tutta una serie di attività che sicuramente abbiamo e restano, sono dimenticate, basta soltanto accenderle e farle avviare. La Mercedes Bologna dalle Rosso, la 202 Napoli Napoli. E quindi la Mercedes Bologna dalle Rosso, la 202 Napoli Napoli. E quindi un giro prima di potenziare il buffetto. Sì, sì. Sì, sì, per l'amore di Dio. Ah, no. Massimo, cominciamo da notte o da subito? Da subito.